Zeig ab so. Ciao a tutti amici di Lighi, siamo qui con Daniele De Sinisa. Allora Daniele, dopo il silenzio stampa della scorsa partita, cosa ne pensi di questa? Come pensi? Allora, diciamo che abbiamo avuto molte assenze durante queste partite, infatti i risultati si sono visti, sono stati negativi, diciamo, per quanto riguarda il campionato. Oggi eravamo, diciamo, quasi tutti, bene o male abbiamo fatto il nostro gioco, sappiamo giocare la palla, riusciamo a creare molte situazioni, dobbiamo essere più concreti sotto porta. Però alla fine sappiamo di essere una buona squadra, quindi con la caparbietà possiamo riuscire a vincere le partite. Ma cosa pensi che abbiate che ha avuto la vostra squadra in più rispetto alla squadra avversaria? Diciamo cioè che abbiamo marcia in più, qual è? Abbiamo cercato di giocare di più la palla e fare meno tocchi possibile. Okay, abbiamo fatto più gioco di squadra che gioco esperto. Ma invece senti una cosa, a chi li dedichi i gol? I gol sono dedicati a Elisa. Elisa, grazie. Sì, il nostro trofeo. Diciamo della squadra. Sono anche la mascotte, ragazzi, mascotte, sì. Quindi non poteva non dedicarmeli. Va bene, okay. Daniele, grazie. Ciao. Ciao.
Lighi, siamo qui con Emanuele di Costruzioni Idrometti. Allora Emanuele, è stata una sconfitta dolorosa, come tutte le sconfitte chiaramente, ma credi di averla giocata bene come partita, anzi, poi come squadra, cioè credete? Questa fai volta tu da portavoce. Questa volta diciamo te l'hai giocata meglio, gli avversari erano comunque dei bravi avversari. Potevamo fare di più, però rispetto alle altre sconfitte qualcosa in più l'abbiamo fatto. Ma nello specifico in cosa pensi che la tua squadra avrebbe potuto giocarsela meglio? Troppe distrazioni in difesa, secondo me. Abbiamo preso tutti i gol con lanci lunghi del portiere, quindi insomma si deve migliorare in queste cose. Forse anche un problema di strategia, cioè di collaborazione in campo tra i vari giocatori. Perché giochiamo poco insieme, quindi non siamo mai al completo, siamo sempre sette, magari loro hanno i cambi, sono sempre freschi, noi non abbiamo nemmeno uno, quindi. Va bene, ok, in bocca al lupo per le prossime partite. Grazie. Ciao Emanuele. Amici e amici, siamo qui con Rosario. Allora Rosario, ti vedo particolarmente contento oggi. Abbastanza. Secondo me anche il mio risultato che avete ottenuto. Sì, finalmente abbiamo vinto una partita giocata decentemente. Faccio complimenti agli avversari. Vabbè, decentemente 9-4, cioè esalta la tua squadra. Pensavo meno. No, non 9-4. Ho capito. No, esalta la tua squadra, esalta un pochino. No, perché? No? Se c'è da esaltare perché? Dovevamo essere in Supercoppa, invece comunque ce la giochiamo e cerchiamo di vincerla. Ma da cosa pensi sia diverso questo risultato? Finalmente abbiamo giocato un po' di scuola, giocando con la terra, io mi assumo la responsabilità della mia sconfitta, finalmente ho giocato anche con la testa. Ma sono stati nuovi, non so, no, cioè, mancava Marco Calì, questo è stato pesante, mancava Marco Calì, quindi Marco per le prossime volte stati a casa perché la tua squadra può fare benissimo il bomber a meno c'è. Di te. Il bomber c'è, non è il mio riportiere. Sì, ma ha fatto gol. Ah, sei fantastica, a chi lo dedichi questo gol? A Marco. A Marco, il gol dedichiamo a Marco. Va bene ragazzi, in bocca al lupo per le prossime partite. Ciao a tutti, ciao Marco. Ciao.